150 milioni di brasiliani vanno alle urne per rinnovare il mandato presidenziale, una competizione drammatica, col paese fortemente polarizzato fra l'ex presidente di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, che era già stato presidente fra il 2003 e il 2010, e l'uscente estrema destra di Jair Bolsonaro, responsabile della pessima gestione della pandemia. Lula da Silva è in grande vantaggio nei sondaggi e potrebbe sbaragliare al primo turno il Donald Trump dei tropici. Secondo alcune stime, Lula avrebbe un vantaggio di 12 punti sul rivale. La sua vittoria al primo turno potrebbe dipendere dagli indecisi, che si attestano attorno al 6% dell'elettorato. Ma Bolsonaro accetterà il risultato delle urne? In molte occasioni ha alzato il polverone della possibile truffa o dei brogli. Questa elezione sarà super controllata, come spiega il ministro della giustizia. Tutta la pianificazione, le garanzie elettorali, la sicurezza del processo, dell'elettronica, il trasporto delle macchine elettorali è pronta e pianificata in dettaglio. Gli assistenti della Corte elettorale di Brasilia applicano ben 8 sigilli di sicurezza alle urne elettroniche, che in Brasile vengono usate dal 1996, ma che ultimamente sono diventate oggetto di polemica.